Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Da settimana prossima, nelle abitazioni di molti fagnanesi, arriveranno le persone che sono addette al censimento della popolazione, quel censimento organizzato da Istat che avevamo parlato in qualche video fa. Le persone addette devono avere un cartellino e il cartellino è questo, ovviamente qui è stampato in A4, il cartellino che loro avranno è più piccolo e ha il timbro del comune. Sono stati avvisati sia la polizia locale sia i carabinieri della presenza di queste persone sul nostro territorio, ma se gli utenti, se le persone non sono sicure e non vogliono aprire per questioni di sicurezza, l'invito che vi faccio è quello di chiamare l'ufficio anagrafe del comune. Dite come si chiamano queste persone e loro vi daranno conferma se sono proprio le persone addette al censimento. Gli eventi del fine settimana: sabato 9 novembre alle ore 17 presso lo spazio Ozium, la mostra La Collettiva dal titolo Abissi Mareggiate. La mostra proseguirà fino a domenica 10 novembre. Sempre sabato, ma alle ore 21 in sala Consiglio, si chiude la rassegna teatrale Senza Sipario. In scena va la compagnia teatrale La Marmotta con L'Uomo dal Fiore in Bocca, atto unico di Luigi Pirandello. Domenica 10 novembre celebriamo la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma, che trovate sia sulla pagina Facebook del Comune che in alcune locandine nelle bacheche del Comune, inizierà dalle ore 10 con la messa solenne nella chiesa di San Gaudenzio. Al termine della messa, in corteo, ci recheremo al Monumento dei Caduti di Via Piave. Mentre lunedì 11 novembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso la Casa Careghini, quella di via Vittorio Emanuele, e come molti sanno sta iniziando a diventare un polo attrattivo culturale, ma soprattutto dedicato alle persone della terza età, l'associazione Varese Alzheimer propone le note di Alzheimer. Domani invece, sabato 9, mi recherò a Magenta, presso la Basilica di San Martino, per portare il saluto della comunità fagnanese a Don Federico Papini, che è stato nostro parroco fino allo scorso settembre e proprio domani fa l'ingresso ufficiale come prevosto di Magenta. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.